Ok, amici del Godzilla, bentrovati. Martedì 17 marzo continua la nostra quarantena forzata. Dobbiamo cercare di resistere, dobbiamo cercare di rimanere a casa, dobbiamo cercare, insomma, di superare questo momento di difficoltà. Cerchiamo di essere tutti responsabili, cerchiamo, insomma, di fare in modo che le cose vadano per bene. Consueto appuntamento delle 18 qui su Instagram in compagnia del Godzilla. Ragazzi, tra qualche minuto mi collego con un personaggio, cioè, che io adoro. Adoro, insomma, sin da quando Gomorra è iniziata ormai diversi anni fa su Sky. Ho avuto l'occasione di incontrare Salvatore Esposito, il celebre Gianni Savastano di Gomorra. L'ho incontrato soltanto una volta nei corridoi di Sky, però insomma lì ho scoperto che lui è un grandissimo appassionato di wrestling, grandissimo fan di Batista. Insomma, adesso senza perdere tempo, vediamo se riesco a collegarmi con lui. Speriamo bene e non che come l'altra volta. Eccolo qua. Aspettiamo che Salvatore si materializzi. Ehi! Eccolo qua! Grande! Grande tu, grande! Come stai, Salvatore? Bene, 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 tornato da poco dagli Stati Uniti, però bene, bene. Mamma mia, so che è stata un po' un'odissea, no? Tornare da Chicago in Italia. Non è stato facile perché praticamente domenica, quando sono arrivato a Fiumicino, il mio era l'unico volo che c'era da tutto il mondo, quindi era anche abbastanza impressionante. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso sono in quarantena volontaria, per fortuna tutto ok e niente, tutto a posto. Senti un po', Che com'era grande l'atmosfera a piacere. Chicago? Eh? Guarda, sono partito che a Chicago c'era il St. Patrick Day e quindi io in realtà c'era una marea di gente per strada e camminavo e mi chiedevo come fosse possibile ancora oggi una roba del genere. Credo che adesso le misure siano state più pesanti, infatti mi sa che ieri Trump ha chiuso praticamente tutto a New York e a Los Angeles e anche nelle altre città. Sai, lì la sanità è qualcosa di abbastanza particolare. Complicato. Ricordiamo magari per i più distratti che tu eri a Chicago perché stavi girando la quarta stagione di Fargo. Di Com'è Fargo. l'inverno a Chicago? Fa veramente così freddo? Diciamo che è abbastanza freddo l'inverno, si arriva anche a meno 16, meno 20, ma lì, sai, Windy City, c'è un vento pazzesco e quindi è quello che fa sentire ancora di più il freddo. Però è Mi bellissima ricordo città, bellissima. Salvatore, l'anno scorso addirittura c'era il fiume ghiacciato, perché mi Sì. ricordo perfettamente che lo scorso inverno è stato addirittura peggio. Sì, lo scorso inverno si arrivava anche a meno 40, c'era addirittura l'acqua del lago Michigan che era più caldo della temperatura esterna e quindi il lago fumava, una cosa pazzesca. Mamma mia. Ma hai avuto occasione di incrociare CM Punk a Chicago? No, no, ma lo sai che Racconta, racconta. ero arrivato da pochissimo. E facevano l'edizione di Raw a Chicago proprio, Ok. però l'ho saputo soltanto dopo, se no ci sarei andato con molto piacere, anche perché l'unica edizione di Raw che ho visto, va bene, avrei parlato con te poi dopo, è stata a Roma quando avevo più o meno 18 anni, 19 anni. Ogni tanto c'è la connessione che salta, mi sa, Salvatore. Sì, no, però io ti sento. Ok, perfetto. Dicevo, quindi hai avuto l'occasione soltanto di vedere una volta la WWE dal vivo, solo una Sì, volta. sì, sì, sì.
E mi ricordo, ed è una cosa impressionante, che c'erano quasi tutti, c'era Undertaker, c'era Batista, c'era Rey Mysterio, che adesso, tra l'altro, caso vuole, è il wrestler preferito di mio fratello Christian, che ha 10 anni, quindi due generazioni a confronto. E la cosa che mi ricordo è che, vedendoli dal vivo, nonostante fossero giganti, super, mi sembravano più piccoli. Non so perché, mi sembravano, cioè, vedendoli dalla TV, me li immaginavo giganti, sai, enormi, pieni di. Certo. Invece, vedendoli dal vivo, mi sono sembrati più Ma il piccoli. primo ricordo. Ma Salvatore, il primo ricordo in assoluto della tua vita riguardo al wrestling? E beh, io ricordo le telecronache di Dan Peterson Beh, su Italia, grande maestro, grande maestro. Ero piccolissimo, avrò avuto 7 anni, 8 anni, e ricordo perfettamente che avevo la collezione, sai, prima, adesso non so se la fanno ancora, del wrestling, del ring, voglio dire, action sì. figures, quelle piccole. Sì, sì, le avevo tutte, avevo Hulk Hogan. Assolutamente. Quelle Salvatore sono le action figure più belle che abbiano mai fatto della WWE, la serie Concordo. della Hasbro che veniva distribuita qui in Italia da Giochi Preziosi nei primi anni 90 e Sì. sono sempre state, diciamo, ok, perché qua arriva qualcuno che non ha capito che sono in diretta, va bene. Dicevo, vabbè, insomma, queste action figure sono state le più iconiche e Sì, poi sì, nel sì, corso degli sì, sì. anni le hanno modificate, però quelle action figure sono passate alla storia. E Ma guarda. Salvatore, c'è un atleta in particolare che ti ha fatto innamorare del wrestling? Mi senti? Mi Io senti? ci sono, io ti sento. Ah, ok. Ok, no, perché la connessione va. E vai e Beh, sì. vieni. Un Chi, atleta in diciamo così, particolare. ha. Beh, assolutamente Batista, l'animale, le tue telecronache, i tuoi commenti, io ci avevo addirittura salvato. La tua Me l'hai voce raccontato questo. che quando mi arrivava un messaggio avevo Batista, l'animale. Pazzesco, pazzesco. Vabbè, sai Salvatore, quest'anno io e Michele veramente festeggiamo 20 anni di telecronaca a settembre e Mazza. quindi, insomma, nel corso Ed di io ti questi anni. seguo fin dall'inizio. Grande, grande, grande numero e continua a seguirci. Devo dire che veramente. Però ti Dimmi, dimmi. voglio fare io una domanda a te, perché tu assolutamente sei sempre stato super imparziale, sempre stato. Non è vero, non è vero. No, diciamo, dai, per la maggior parte. Però io non so, quando arrivava il momento di Batista, sentivo in te un trasporto che forse non ho più sentito. Cioè, sì, vabbè, con È l'assoluta. vero, È la maestria con cui fai le cronache, ma lì non so, vedevo. Ma guarda, io credo che quel periodo della WWE, dopo i grandi anni d'oro, sia stato uno dei migliori. La faida dell'Evolution credo abbia riportato in auge la WWE, e grazie anche, ecco, a Triple H, a Batista, a Randy Orton. E credo, dal mio punto di vista, negli anni successivi, una delle più grandi cazzate che ha fatto la WWE è stata quella di mandare poi Batista a SmackDown per ritirare su gli ascolti, ma quello ha depotenziato qualcosa che secondo me era una forza. Poi dopo ci hanno provato negli anni a riprendersi un po', ma a non. rimetterlo su. Sì, però
però Salvatore, sai, Batista era SmackDown nel momento di maggior splendore del wrestling, certo, in Italia, a metà, certo, degli, certo, anni, certo, 2000, quando grazie proprio alla trasmissione di SmackDown su Italia 1, con degli ascolti incredibili, con Ciccio Valenti e Christian Recalcati su Italia 1, tutto il movimento del wrestling ha subito un boost, ha subito un push, sì, che molto probabilmente non riceverà più, perché, no, veramente quegli anni il fatto di avere questa finestra di SmackDown in chiaro con personaggi come Eddie Guerrero, John Cena, Rey Mysterio, Batista, cioè non li abbiamo avuti più tutti questi campioni insieme, no, proprio JBL, in un momento di JBL. JBL, bravo! Cioè, e quindi credo sia proprio questo il punto, cioè era quello che ti dicevo sulle action figure. Cioè io ricordo, vabbè, a quei tempi c'era Jake the Snake, c'era Eric Bischoff, cioè ce n'erano Undertaker, Mick Foley, cioè ce n'erano così tanti, ma che avevano un carisma ed una personalità che poi io da dopo John Cena, diciamo il periodo di John Cena, Batista, Triple H, Randy Orton, CM Punk, Rob, cioè non ho poi più dopo ritrovato, cioè io adesso per dirti mi è capitato di rivedere delle puntate di Raw insieme a mio fratello e secondo me non è un caso che mio fratello a 10 anni, che vede, che ne so, da un annetto il wrestling, si è subito fiondato su Rey Mysterio, ha detto no, è fortissimo, oppure quando arriva Goldberg, oppure quando arriva Brock Lesnar, you know? Cioè, certo, è un carisma che hanno che forse i nuovi non so quanti abbiano la stessa forza. Beh, hai detto una cosa giusta, Salvatore, anche perché tutti gli anni, ormai da diversi anni, a WrestleMania, chi sono i lottatori che ricevono i push, sì, che ricevono i main event? Sono comunque i part-timer. Sono The Rock, quando può, sì, sono Brock Lesnar, Goldberg, e comunque fanno ancora caffetta. Sì. Cioè, alla fine, veramente, anche John Cena comunque quest'anno combatterà a WrestleMania, poi dopo magari abbiamo tempo anche di parlare della situazione attuale di WrestleMania, ma di fatto ormai John Cena è un part-timer, perché non ha, diciamo, avuto, diciamo, l'opportunità più di combattere. Ha fatto, diciamo che ha fatto come Batista un po' la scelta che è stata di The Rock un tempo, solo che The Rock credo sia stato il più furbo di tutti, perché non si è lasciato, diciamo così, una porta chiusa. Batista, diciamo, ricordo che alla fine si era messo contro i fan, John Cena, sì, poi da che era l'idolo indiscusso. Cioè, io ricordo che, ecco, dopo quella Royal Rumble dove Batista sconfisse John Cena, e la ricordo ancora perfettamente. Quella del 2005, quella del 2005. E c'eri tu. Sì, sì. Quando il signor McMahon arriva a Borgarini, si spacca le gambe, si spacca veramente le gambe. È incredibile. Me lo ricordo, cioè che lui rimase seduto sulle corde, che si distrusse le gambe. Dice, ma che cazzo ha combinato? È vero. È incredibile. Che momento c'è stato un enorme boost sia per Batista che per John Cena, che forse veniva visto più vicino ai giovani, e quindi diciamo era il nuovo Hulk Hogan, la nuova icona del wrestling. Poi ti ripeto, purtroppo, forse a parte ecco Roman Reigns, cioè questi personaggi così che comunque hanno creato delle forti, hanno comunque una personalità forte, poi il resto comunque fanno fatica. Infatti, senti, ecco, devono richiamare i vari Jeff Hardy. Bravo. Siccome qui ovviamente tanti vogliono sapere, facciamo un time out dal Vresti, ma Gomorra 5? Dai, cacci questa anticipazione. Guarda, ti dico, prima parlavamo di Fargo, che doveva uscire negli Stati Uniti il 19 aprile, invece poiché noi non siamo riusciti a completarlo, manca qualche settimana di girato, è stata posticipata, e questo di conseguenza, allora innanzitutto diciamo che speriamo che questa situazione si risolva e finisca il prima possibile, che venga trovata una cura e che tutti stiano bene.
Credo che tutto slitterà di un po' perché questi mesi verranno poi diciamo a cascata, andranno a far posticipare un po' tutto. Non lo so, vediamo. Spero nel prossimo anno che ci sia l'uscita, ma non ne so nulla, anche perché Senti, dobbiamo ancora iniziare le riprese, quindi è tutta un'incognita, purtroppo. senti un po', Salvatore, facciamo un gioco, dai, con Vai. i personaggi di Gomorra. Io ti Sì. dico i personaggi di Gomorra e tu mi dici il primo wrestler che ti viene in mente, ok? Vai. Dai, vabbè. Allora cominciamo da un tag team, cioè Jenny e Ciro, una squadra. Beh, secondo me Jenny e Ciro sono come i Brothers of Destruction. Ah, i frate Kane di Undertaker, mi piace. E invece uno sudolo come Salvatore Conte, della prima serie di Gomorra? Non ho sentito, scusami. Salvatore Conte, prima serie di Eh Gomorra, beh, uno sudolo. Randy Orton. Ah, mi piace. E invece Enzo Sangueblu, uno degli ultimi personaggi? Enzo Sangue Blu. Questo è difficile. Sì. Va, Shawn Michaels. Il mio preferito, no? Ah, lo so, lo so. Invece facciamo lo stesso gioco con le ragazze. Vai. Chanel, chi è? Chi è Chanel? Beh, Chanel, no, Chanel, no, no, Chanel, guarda, vabbè, un po' per il biondo comunque, ma Charlotte, diciamo così, me la ricorda molto nel suo essere, sai. Invece a Patrizia. Patrizia invece, secondo me, aspetta, la fidanzata, quella. Becky Lynch, può essere Becky Bravissimo, Lynch. bravissimo, bravissimo, bravissimo. Oh, guarda, Direi che sei incredibile, non solo wrestler, conosci tutti i wrestler, conosci anche tutto il No, mondo del dai. rumor, sei un grande. Allora, intanto qui stanno arrivando tanti saluti e tra l'altro ci sta seguendo ovviamente il mio collega Michele Posa che è a casa Ciao in questo Michele! momento. Ecco, anche Cristian Recalcati ci stava Grande seguendo, quindi un saluto Cristian, anche a Cristian. grande. E insomma, quindi voglio dire una cosa, se potessi disputare tu, Salvatore, un match di wrestling, uno solo. Mi dici chi vuoi di lottatori di oggi o del passato come compagno e chi come avversario? Allora, io farei un Hell in a Cell. Addirittura con Allora, io allora facciamo così come partner Batista tutta la vita, Battista, vabbè, questo è. l'animale. Possiamo mettere i soldi in banca. Bravissimo. E farei. Allora, io uno dei miei wrestler preferiti è stato Ultimate Warrior, cosa pazzesca. E un altro, beh, secondo me, Hulkmania. Alcogan, ma guarda, Salvatore, ti dico una cosa, io e E Michele abbiamo allora avuto. io, senza offesa per Battista, secondo me perderemmo di brutto, però sarebbe troppo bello essere lì. Tra l'altro, parlavi di Alcogan, il primo anno che io e Michele siamo andati a WrestleMania 31 a San José, tu sai benissimo, lavorando con gli americani, che questi iniziano la mattina presto a lavorare, ma presto, cioè piuttosto finiscono presto al pomeriggio, infatti alle 9 di sera o alle 10 di sera non c'è in giro più nessuno, perché è così negli Stati Uniti, a parte Los Angeles, New York e Miami, nelle altre Sì. città meno. Io sono stato a Dallas, New Orleans, ma voglio dire anche ad Atlanta, cioè Sì. città medio grandi, cioè non c'è in giro proprio nessuno. Cioè, No. dopo le 9 di sera è difficile anche trovare da mangiare. Chicago uguale. Ecco, vabbè, immaginavo. No, ho perso un attimino il filo del discorso, di No, quello che ti credo stavo dicendo. stessi parlando di Al Kogan.
Bravo, quando siamo andati il primo, bravissimo, lì la vecchiaia ormai, sto prendendo pure. Il primo anno che siamo andati a WrestleMania, abbiamo fatto diciamo, un media day che è cominciato tipo alle 6 e un quarto del mattino, sinceramente. Sono venuti a farci il pick up in hotel alle 5 e mezza, alle 6 eravamo lì dove c'erano le conferenze stampa e cose del genere, e io mi ricordo che Hulk Hogan si è presentato tipo alle 7 meno 10, alle 6 e 50, cioè che fra l'altro non era nemmeno previsto, eppure lui è arrivato, si è intrattenuto, e insomma, ed è stata Che un'emozione poi che c'era comunque. quel WrestleMania che c'era, mica lui contro The Rock, no? No, quella WrestleMania lì hanno fatto, c'era Triple H contro Sting, e Ah, ok. il New World Order era dalla parte di Sting, Distingue. mentre c'era la Degeneration X dalla parte di Ah, ok. Triple H, che è stato l'anno in cui io e Michele eravamo a bordo ring, il primo anno che Ah, eravamo con lo ok. smoking allo stadio dei San Ma Francisco 49ers. però dimmi com'è vederli dal vivo. Ma guarda, Salvatore, io ti dico solo una cosa. Il primo anno, quando siamo arrivati fuori dalla Gorilla Position, che ci siamo trovati 70.000 persone e noi abbiamo fatto la passerella andare verso il ring, è stata una cosa incredibile, perché veramente sembrava di vivere un sogno, perché è un'atmosfera pazzesca. Tutta la settimana di WrestleMania è qualcosa di eccezionale. Avere poi l'opportunità, l'onore, il privilegio di poter stare a bordo ring è stato fantastico, anche perché fra l'altro eravamo in condizioni logistiche allucinanti. Non avevamo il ritorno in cuffia del nostro commento, non sentivamo il microfono di quelli che parlavano sul ring e dovevamo ascoltare dagli altoparlanti, ma soprattutto in California erano le 4 del pomeriggio quando è iniziato lo show. No? E avevamo il sole contro, avevamo dei monitor piccolissimi e ti giuro, la prima ora abbiamo commentato guardando le immagini che arrivavano sul grande schermo dello Guardando, stadio. È mamma mia, stato mamma mia. incredibile. Senti, ascoltami, Salvatore, ma tu Ma no, che voglio aspetta, dire. io sto leggendo alcuni commenti. Allora, Ah. tra l'altro, mio fratello Christian è collegato con mia madre, che è stata colei che mi ha accompagnato a Roma a vedere il primo, anche lei super fan di Batista, presa oltre dalle doti atletiche anche dalla struttura del buon Batista. Molti mi dicono che il tuo wrestler o il tuo atleta preferito di questi giorni è Lana. Ma vabbè, no, dai. No, ascoltami, però, vabbè, Lana è inavvicinabile, Lana è qualcosa di incredibile, però invece, sempre in quell'anno lì, a WrestleMania 31, ho avuto modo di, insomma, interagire, non pensate male, con Paige, cioè perché No, eravamo ah, al vabbè. Paige, al media party, No, ma cioè. lo ricordo che ha detto che era Sì, era su di molto, G. molto. Lei davvero è proprio l'inglesina rock and roll, Vabbè, è ce ne particolare. siamo accorti. Michele dice che la mia preferita è Lana a pari merito con Mandy Rose. Vabbè, lui lo sa perché. Diciamo che siete due buongustai, va, diciamo così. Senti un po', Salvatore, il mondo del cinema e comunque il mondo del wrestling hanno diciamo, dei lati comuni. Per esempio, Oh yeah. tu sei un attore professionista. Sappiamo però che tanti attori che hanno interpretato un personaggio poi fanno fatica ad uscire da questo personaggio. Cioè, tu sei Gianni Savastano di Gomorra, però io, per esempio, ho avuto l'opportunità di vederti all'opera in un film che per me è stato fantastico, Puoi baciare lo sposo, dove facevi il gay, ma è un film meraviglioso. E veramente, secondo me, lì c'è un bel paragone da fare tra i lottatori e gli attori, perché Certo. anche i lottatori un po' fanno i buoni, un po' fanno i cattivi, sono capaci di evolversi anche da quel punto di vista lì. E io ho visto perfettamente un Salvatore Esposito completamente trasformato nel film Puoi baciare lo sposo rispetto a Gomorra. Beh,
diciamo che credo che una delle doti principali degli atleti della WWE, ma dei wrestler in generale, siano anche doti attoriali. Credo che loro facciano anche delle lezioni per quanto riguarda, sai, l'interpretazione, gli speech che fanno. Poi credo ci siano delle vere e proprie sceneggiature Sì. dietro un incontro di wrestling, perché molti possono pensare: vabbè, tutta finzione, cioè, per dire, se Batista dà un pugno vero in faccia a uno, lo ammazza, è normale, che sappiamo tutti che è un entertainment, è uno spettacolo. Però le doti atletiche sono non indifferenti, perché comunque sono dei veri e propri atleti che si allenano, combattono, fanno delle mosse, delle tecniche che sono vere e possono far male, quindi devono essere atleti soprattutto per non farsi male. E diciamo quindi a tutti: don't try this at home, non fatelo a casa. Anche se io, Soprattutto in questo periodo, soprattutto in questo periodo. soprattutto adesso, anche se io da buon ragazzino, ahimè, mia sorella le ho fatto tutte le mosse possibili e immaginabili, anche sul letto di casa, questa bomba, la spear, tutte le ho fatte. Non si fa assolutamente. Per fortuna mia sorella è sana e salva, nulla di rotto, però non si fa, mi raccomando. Allora. No, dicevo, se tu vedi oggi uno degli attori non pagati, ma che lavora di più, è The Rock. E lui in un'intervista l'ha detto che, diciamo, la sua carriera da wrestler è quello che ha imparato anche lì, è servito poi per cimentarsi nell'altro mondo. Tra l'altro, John Cena sarà coprotagonista del nuovo Fast and Furious. Batista ormai Certo. ha una carriera super avviata ed è anche molto divertente. Quando guardi i Guardiani della Galassia, mi diverto molto. Ricordo la scena in Avengers Infinity War, dove lui dice di essere invisibile perché è immobile, e quelli dicono: no, ma ti vediamo, e mangia la patatina. Non so se te la ricordi, molto No, divertente. io guarda, io non, nel mio genere questo non l'ho visto, devo Ah, dire la verità. ok. No, io Però guardo di tutto. tra l'altro, Salvatore, prima dicevi appunto del fatto che l'uscita di Fargo, della quarta stagione di Fargo, è stata rimandata. Anche l'uscita di Fast and Furious, che è il Sì. numero 9 con John Cena, è stata rinviata addirittura di un anno, Sì. cioè all'aprile 2021. Ma sai, credo che tutte le uscite poi slitteranno di conseguenza. Purtroppo, allora, io spero che questa situazione si risolva il prima possibile. Lavorativamente parlando, mi auguro che dopo questa crisi, o prima dell'estate, o dopo l'estate, tutto ritornerà alla normalità. Purtroppo non ci sono garanzie in questo senso, ma io Certo, me lo ce auguro, l'auguriamo perché tutti. sì. E so tra l'altro anche che WrestleMania, anche se ho sentito una cosa, che sarà a porte chiuse, ma sarà una cosa bruttissima, ma anche Ma guarda, per. Salvatore, colgo l'occasione per dire che adesso, io no, che ore sono adesso che non ho l'orologio? Le 6:30. Perfetto, tra un quarto d'ora, 18:45, Sky Sport Arena, Sì, canale sì. 204, c'è la puntata di Raw, la prima nella storia, puntata numero 1399, che va in scena a porte chiuse Ah, dal Performance bruttissimo. Center. Ma è E bruttissimo, purtroppo, anche è il bruttissimo. Performance Center si svolgerà a WrestleMania sempre che le autorità della Florida o degli Stati Uniti non decidano di far chiudere tutti. Guarda, io ho sentito quando ero lì a Chicago un'intervista di LeBron che diceva: per noi giocare senza pubblico è un altro sport, perché ricordiamo, per esempio, ecco, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Batista, quanto si fosse pubblico, quanto grazie a quello riuscivano a rendere di più. E secondo me sarà una cosa non solo triste per chi la guarda, ma anche per gli atleti. Cioè, non so che senso abbia, credo, per questioni a livello di sponsor, televisive, Certo, per tutte queste contratti cose qua. televisivi. Però secondo me diventa un'altra cosa. Poi, boh. Stiamo a vedere, insomma, che cosa.
che cosa accadrà nelle prossime settimane. E io credo che WWE stia cercando di andare avanti adesso perché è rimasta l'unica ad andare in onda. Si sono fermati tutti gli sport, non c'è niente. Sì, ho capito che è uno sport spettacolo, però è intanto qualcosa di simile. Però credo che a quel punto diventi anche problematico per gli atleti, perché anche loro potrebbero contrarre il virus. Non lo so, è difficile secondo me. Va bene, allora ascoltami Salvatore, qui una cosa ce la puoi dire sul tuo ruolo che fai in Fargo quarta stagione o è tutto top secret? È tutto logicamente top secret, però posso dire, per chi non ha mai visto Fargo, Fargo è tratta dal film ed è prodotto dai fratelli Coen. La prima stagione, diciamo che era molto legata al film dei fratelli Coen. Poi le altre stagioni sono andate avanti. Ogni stagione, diciamo così, ha un tema a sé. Ha raccontato nelle prime tre stagioni sempre qualcosa legato all'America, ossia le vicende di una famiglia, di un posto in America. Questa quarta stagione credo sarà la più globale di tutte, perché siamo negli anni 50 e racconterà, diciamo, questa lotta di potere tra gli italoamericani e gli afroamericani per la gestione del business dell'alcol, delle armi e tutte queste cose qua. Ed io interpreterò di questi italoamericani e avrò un ruolo molto particolare, diciamo così, però non posso dire di più, però va bene, sarà va bene. da vedere assolutamente. Allora Salvatore, noi adesso stiamo per salutarci, un paio di cose molto molto importanti. Vai. Ragazzi, mi raccomando, anche tu Salvatore, che è un seguito incredibile, diciamo a tutti di rimanere a casa, diciamo a tutti veramente di rispettare neanche le imposizioni, le direttive delle autorità, perché più rispettiamo queste direttive, prima ne usciamo tutti insieme. No, ma soprattutto perché forse si crede in un modo anche abbastanza stupido ed ignorante. No, ma io sto bene, qual è il problema? Il problema è che questa malattia, questo virus, può essere anche asintomatico, cioè voi non mostrate problemi, non mostrate né febbre né raffreddore né tosse, e però c'è qualcuno in famiglia o per strada che è più delicato, che ha qualche malattia pregressa o ha qualche debolezza, che può contrarre il virus e prenderlo sul serio, morire grazie alla vostra disattenzione. Quindi restiamo a casa per questo periodo finché tutto non si risolve, finché andremo a trovare l'antibiotico. Vaccino. A breve. Quindi sì, il vaccino, sì. Quindi restate a casa e mi raccomando, non fate le mosse di wrestling. E allora, allora ci salutiamo. Io adesso ti faccio un Batista, l'animale. Però tu a me mi fai, ci riprendiamo tutto quello che è nostro. Ok. Così ci ripetiamo tutto quello che è nostro. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie Salvatore. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.